Volley l'Italia Trentino, dopo la sconfitta in finale di Champions, mette sul mercato i pezzi pregiati Nimir e Lucarelli. Necessario far quadrare i conti di bilancio, dice il presidente Mosna. Siamo allo sport, pallavolo maschile, l'Italia Trentino si guarda allo specchio, bilancio in perdita e per rientrare a livello economico vanno sul mercato giocatori di prestigio come Nimir e Lucarelli. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente Diego Mosna con Luca Bindi. Ha lasciato il segno la sconfitta in finale di Champions League all'Italia Trentino, non tornano i conti sportivi ed economici sul mercato Nimir e Lucarelli, sentiamo il patron Mosna che abbiamo raggiunto telefonicamente. Sì, perché sono quelli più costosi in assoluto e per l'anno prossimo non ce lo possiamo permettere. È un riportare i conti in ordine e quindi se questo deve passare a qualche rinuncia di qualche giocatore lo faremo. Confermato invece capitan Giannelli. La fermezza nel voler trattenere Giannelli. È chiaro che la scelta può essere solo del giocatore, che se vedessi la squadra ridimensionata potrebbe essere una scelta sua. E attualmente confermato anche mister Lorenzetti. È sotto contratto, eccetera. Poi sa, le motivazioni possono essere tante, le esamineremo, vedremo. Io per il momento vedo di far quadrare i conti, che sono la cosa primaria. Tornando al bilancio, il disavanzo è importante. Ma siamo poco meno di 1 milione. Chiusura sulla finale di Champions League e su quella sconfitta difficile da digerire. La delusione è tanta, perdere come abbiamo perso è un qualcosa difficilmente, chiamiamolo, digeribile.